In attesa della realizzazione della rotatoria per la sicurezza sulla strada provinciale numero 164, locata San Giuliano, è bello poter percorrere in sicurezza la pista ciclabile ricavata da quella che un tempo era la strada provinciale, la piccola strada provinciale di collegamento. Sarebbe bello poterla percorrere in sicurezza, proprio nel rispetto di quello spirito che vuole far riscoprire ed apprezzare e rendere vivibile e godibile il parco agricolo Sud Milano. Sarebbe bello poterlo fare col massimo comfort e sicurezza, appunto, e anche in una maniera salute, in una maniera dove non bisogna fare i conti con questo spettacolo di degrado, di inciviltà, di incuria, di menefreghismo che porta i soliti furbi a far sì che l'ambiente di tutti diventi l'ambiente di nessuno, oppure il proprio ambiente dove poter fare i propri porci comodi. È vergognoso che appunto lo stato e le condizioni di accesso della pista ciclabile, dalla parte che riguarda il comune di Locate Triulzi, si presenti oggi in queste condizioni, dove dire che lo spettacolo è semplicemente squallido oltre che vergognoso vuol dire attenersi a quel minimo di educazione civica, rispettosa anche delle parole e dei termini. E collegandoci al discorso che riguarda la sicurezza sulle nostre strade ciclabili, pedonali, viabilistiche, vale la pena ricordare ancora una volta la pericolosità di questo stupido incrocio o innesto della strada comunale con la strada provinciale Locate San Giuliano, dove nel corso dell'anno sono innumerevoli gli incidenti, piccoli e non soltanto piccoli, che accadono in questo punto, dove sappiamo che a breve, o fra non molto, visto che nel 2009 ci sarà il rinnovo delle elezioni amministrative, anche per quanto riguarda il nostro comune, fra non molto la provincia farà diventare esecutivo quel progetto che prevede la realizzazione della rotatoria stradale anche qui. A questo punto si prevede la realizzazione della rotatoria per la sicurezza stradale, ma vale la pena ricordare che la pericolosità non è tanto e soltanto come incrocio stradale, anzi, proprio perché incrocio stradale, no, va ricordato che qui non è mai esistito un impianto di illuminazione. E anche da questo deriva la pericolosità di questo incrocio, stupidamente lasciato in queste condizioni sin dal tempo in cui è stata realizzata questa strada, con la soppressione della vecchia strada provinciale 164, ora diventata pista ciclabile. E ne vediamo a volte e spesso lo stato di degrado, incuria, abbandono. Questo vuole essere soltanto un piccolo promemoria di locateviva.it.